Amici di Penna e Calamaio, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi a tenerci compagnia c'è Davide Matrisciano. Davide, benvenuto. Grazie mille Samantha e grazie a tutti i vostri spettatori. Allora, iniziamo subito con la prima domanda. Io so che tu sei un musicista e ti sì. sei, diciamo, gettato nel mondo della scrittura con una biografia. Chi è? Sì. Ti chiedo, chi è il Davide di tutti i giorni e chi è il Davide artista? Perché fondamentalmente scrittura e musica sono entrambe una forma d'arte. Sì, allora diciamo che allora, questo libro, più che una biografia, è proprio un, come io l'ho definito, un mosaico, perché diciamo fondamentalmente una, diciamo, sono andato a raccogliere più di 150 testimonianze, quindi a parlare fondamentalmente sono altre persone. Io mi sono attenuto poi ovviamente a mettere un cappello così nell'introduzione e poi mi sono permesso, diciamo così, di dare voce nella prefazione a Movie, che era l'amata cagnolina di Mimì. E per il resto, ecco, il contenuto del libro è fatto di testimonianze, soprattutto di musicisti ovviamente, ma anche di addetti ai lavori, giornalisti del settore, amici, fan storici, e, ecco, quindi in poche parole questo racchiude il libro. Senti, ovviamente per i nostri ascoltatori, Mimì, parliamo dell'intramontabile e indimenticabile Mia Martini. Perché la scelta proprio di scrivere una biografia o comunque di raccogliere le testimonianze su di lei? Ma guarda, la cosa è nata in modo molto casuale, dato che da circa 2 anni e mezzo gestisco insieme ad altre persone questa pagina a lei dedicata, che si chiama Martini Mia. Ecco, a un certo punto ci fu Olivia, parlo di Olivia Bertè, tra l'altro sorella minore di Mia Martini, che ebbe l'idea di coinvolgere un po' di persone con alcune testimonianze audio all'interno della pagina, e io mi sono occupato, ecco, di, appunto, del coinvolgimento, e arrivato a circa una ventina di testimonianze, lì mi è cominciata a brillare la lampadina, diciamo così, e mi sono detto, ma quasi quasi potrei farne potrei dare in mazzo. Poi, da quelle 20, insomma, diciamo, se ne sono aggiunte molte altre, appunto più di 150, perché poi, diciamo, l'immersione nel mondo di Mia Martini per me è stato molto, come dire, è stato molto graduale, perché, diciamo, fino a pochi anni fa conoscevo soprattutto le vette, oltre a conoscere anche la parte cantautorale, ecco, che tra l'altro nel libro è affrontata in modo abbastanza massiccio, che è un suo aspetto poco, molto meno conosciuto rispetto a quello di interprete. E quindi niente, la cosa è andata così, sempre di più mi sono fatto assorbire, diciamo, da questo mondo martiniano, e con sempre più avidità sono andato alla ricerca di nuove testimonianze che mi permettessero di completare il più possibile questo mosaico. Beh, un lavoro bello, bello tosto, bello complicato. Senti, rispetto all'idea, quindi al personaggio che il grande pubblico conosce, è emersa una Mimì diversa da quella che tutti conoscono attraverso le parole dei suoi amici, dei suoi conoscenti, dei suoi fan, oppure quello che ci è stato raccontato? Perché ovviamente io mi metto nella fascia dei più giovani, che come te conoscono la mia delle grandi interpretazioni. Quindi mi chiedevo,
è la Mimì che tutti conoscono o c'è una Mimì segreta diversa da quella che si conosce? Guarda, ci sono entrambe le Mimì, sicuramente. C'è la Mimì, appunto, come tu dicevi, quella, quella più conosciuta, e appunto l'interprete magnifica che è stata, ma ci sono soprattutto tante sfumature, più o meno inedite, ovviamente, che vanno a delineare un profilo, credo, completo di quest'artista e di questa persona, perché poi inevitabilmente nel libro si affronta anche l'aspetto umano, che come quel, che come quell'artistico è insomma molto, molto variegato, ecco, un carattere pieno di umori, pieno di curiosità, perché è stata un'artista spinta continuamente da un'enorme curiosità e anche da una massiccia dose di sperimentazione, perché le piaceva molto sperimentare sulla propria pelle, sulle proprie corde vocali, svariati generi, ecco, quindi dal jazz al pop, insomma, al folk, al rock. E per esempio negli anni '80 crebbe in lei questa passione anche per i sintetizzatori, quindi stava lì magari così a spulciare queste manopole, questi oscillatori, perché l'appassionava questo nuovo suono, ecco, che avevano, insomma, queste nuove tastiere poi in voga in quegli anni, diciamo dalla fine degli anni 70 fino a tutti gli anni 80 in modo particolare. Sì. Senti, fra le 150 voci che hai ascoltato, testimonianze che hai raccolto, ce n'è stata qualcuna che ti ha toccato più delle altre, che ti ha emozionato più delle altre? Ma guarda, ad avermi toccato ce ne sono tantissime, e non solo quelle dei musicisti, ecco, questo lo ribadisco fin da subito, perché, come dire, luci ce ne sono tante che emergono da ogni angolo, e quindi la parte emozionale insomma sprizza dappertutto, quindi mi ha certamente deformato colpito la parte artistica, musicale. Infatti, soprattutto ai musicisti e agli addetti ai lavori, ho fatto soprattutto domande magari più tecniche, no? Magari sul tipo di strumentazione adottata, come lei si approcciava, ecco, anche magari alle nuove tecnologie, parlo di mixer, eccetera. E, però non da meno è stata la parte umana, ripeto, di una donna così spinta da tanti venti, e che si è fatta spingere soprattutto, ecco, questa è la cosa più importante, si è fatta spingere proprio per questa sua viscerale, per questo suo viscerale attaccamento alla vita. E, ecco, questo è un aspetto fondamentale che è emerso, proprio questo attaccamento proprio quasi morboso alla vita, altro che, come si è spesso detto, depressa, insomma, poi è ovvio che ognuno può avere i suoi malesseri, ma a predominare in lei certamente è stata la vita e non la morte. È vero, questo è vero, penso che la sua scomparsa abbia negato al mondo della musica una voce estremamente versatile e di una bellezza, secondo me, assurda, proprio una bellezza
di cui non riesco a trovare un paragone, o comunque una voce che le possa assomigliare. Ascolta, il titolo è Mimì, tutti ne parlano, io l'ho conosciuta. Come è nato questo titolo? Allora, guarda, in effetti, come ho anche specificato poi nell'introduzione del libro, non doveva essere questo il titolo, perché da circa un anno e mezzo appunto come titolo mi era venuto La Mimì che mi gira intorno, che poi prendeva ispirazione dal titolo del suo ultimo disco, La musica che mi gira intorno. Poi Stefano Baldrini, che è il coproduttore sia del libro che del docufilm omonimo, dal momento in cui mi propose di unire le due cose, quindi libro e docufilm, mi consigliò un po' di mesi fa di rendere il libro omonimo, e per un fatto anche promozionale, insomma, e quindi ho accettato, devo dire subito, anche perché mi sembrava che rispecchiasse anche proprio lo spirito del libro, che questa è una frase chiave che appunto riguarda i testimoni che fanno parte di questo mosaico. Quindi Mimì, tutti ne parlano, io l'ho conosciuta, è riferita a tutti i testimoni, appunto. Esatto, perché poi alla fine chi ti ha parlato di lei è perché l'ha conosciuta sotto tante sfaccettature. Siamo quasi arrivati alla fine della nostra chiacchierata. Dove può essere trovato questo libro o anche il docufilm a questo punto? Allora, partiamo dal libro. Può essere trovato su tutti i più conosciuti store, Mondadori, Feltrinelli, IBS, compreso anche lo store della casa editrice Terre Sommerse. E quindi la reperibilità direi che sembra abbastanza elevata. Il docufilm, non posso dare delle notizie certe al 100%, ma al 90% sì, e dovrebbe essere presentato in anteprima a maggio in 5-6 città, mentre in autunno dovrebbe uscire al cinema prima e successivamente in televisione. Quindi, come sappiamo, poi l'iter è un po' quello, quindi poi dovrebbe anche andare su Netflix o Amazon, andrà certamente anche in giro in alcuni festival cinematografici, quindi diciamo che avrà certamente una lunga vita, e la cosa che mi onora è che io sia stato anche coinvolto per la composizione delle musiche di questo docufilm. Beh, diciamo che alla fine sei diventato un musicista per mia. Sì, in questo caso sì, mi sono molto volentieri, molto molto volentieri prestato per Mimì, sì. Ripeto, con estrema gioia e onore sincero. Ma sicuramente, se esiste veramente un al di là dal quale ci guardano, sicuramente sarà veramente felice di quello che hai fatto tu e di quello che stanno facendo anche in sua memoria. Davide, chi ti ha aiutato nella redazione, nella stesura di questo libro? Ma allora, innanzitutto mi fa piacere ringraziare Franco Canuto, che oltre ad essere un carissimo amico è un fan storico di Mimì, e grazie a lui ho avuto quasi tutto il materiale fotografico presente all'interno del libro, oltre a tutti gli scritti autografi, e insomma queste cose hanno impreziosito certamente il libro. E poi mi è stato anche vicino
come dire, come un Virgilio nel mondo martiniano, quindi dandomi dei suggerimenti, delle dritte, quindi è stato fondamentale. Poi ci tengo tantissimo a ringraziare Olivia Bertè, che ha realizzato su mia richiesta i disegni della copertina, della quarta di copertina del libro, bellissimi devo dire. E infine ringrazio Giorgia Bertolotto, che mi ha supportato e sopportato per la gestione poi delle interviste e delle trascrizioni, quindi soprattutto nei momenti dei miei impegni lavorativi, ecco, mi è stata vicina. E quindi ecco, queste tre persone sono state importantissime, senza di loro il libro non sarebbe venuto fuori, o comunque non sarebbe venuto fuori così, con questa forma. Senti, ma visto che hai tirato fuori una cosa, mi è venuta in mente anche un'altra domanda da farti. Sì. Ma con tutte i materiali autografi di Mimì, che sì, penso ci siano anche canzoni o comunque parti musicali, non è venuta mai a nessuno l'idea di metterle diciamo su vinile, cioè, su supporto fisico? Non è mai stato pensato di farle cantare, non lo so, dalla sorella Loredana o magari da qualche altra interprete? Ma guarda, di inediti usciti postumi ce ne sono stati tanti fino ad ora, ne sono rimasti davvero pochi, ma da lei anche incisi, e si spera che il prima possibile vedano la luce. Beh. E poi per il resto questi scritti, diciamo, sono scritti sia editi che inediti, quindi gli editi riguardano ovviamente canzoni pubblicate, quelli inediti magari riguardano non solo testi di canzoni, ma anche scalette di tour o di alcuni dischi che poi magari sono cambiate, quindi ripeto, sono chicche soprattutto per i fan, i collezionisti, che comunque, come detto prima, impreziosiscono il libro, certamente. L'ultima domanda è la più semplice, credo, di questa nostra chiacchierata, è dove i nostri ascoltatori possono seguire te, sia nelle vesti di scrittore che nelle vesti di musicista. Ma guarda, allora, io ho un sito ufficiale che è davidematrisciano.net, poi ho i canali soliti, Facebook, Instagram, Twitter, quindi basta cercarmi come Davide Matrisciano e possono trovare con la mia pagina ufficiale, e dove chi vuole può aggiornarsi, diciamo, sulle mie gesta eroiche. Beh, diciamo alla fine scrittori e musicisti sono un po' gli eroi di oggi. Beh, diciamo che sotto un certo punto di vista sì, potrebbero, però ovviamente non mi autodefinisco tale, quindi aspetto sempre che poi siano gli altri a definirmi, anche perché poi l'autodefinizione, per quanto mi riguarda, mi mette sempre un certo imbarazzo, quindi sì, preferisco che siano poi gli altri a incasellarmi, a catalogarmi, insomma, lascio massima libertà, nel bene e nel male. Perfetto, con questo io saluto te, saluto i nostri ascoltatori, vi do appuntamento alla prossima puntata e continuate a seguire WebLab TV. A presto! Grazie.